Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il primo piano, arte, politica, cultura e attualità tra Umbria e Toscana. Questa sera torniamo, per l'ennesima volta, sorrido perché poi è il mio comune, mi fa piacere, a parlare della politica San Giustino. Lo facciamo, e qui chiudo il giro perché poi dopo, come già detto, ci saranno solo ed esclusivamente trasmissioni totalmente e rigorosamente nel rispetto della par condicio, però è giusto chiudere il giro con Luciana Meschi. Buonasera. Capogruppo, no, consigliera comunale dei Fratelli d'Italia e coordinatrice di Fratelli d'Italia per San Giustino. Sì, buonasera. Non voglio fare errori. Sorrido perché ne sono successe in questi giorni. Allora, la impostiamo così se per te va bene. Faremo chiaramente, parleremo della stringente cronaca perché lo dobbiamo fare, dopodiché vorrò anche cercare con te di analizzare questi 4 anni che si stanno per concludere, perché poi Luciana sai non avrò più la possibilità di farlo, no? Benissimo. Allora, partiamo da quella che era l'attualità. Primi di settembre Corrado decide qua da noi di annunciare la sua candidatura. Ma non era precedente? No, erano i primi di settembre. Ah, okay. Sì, hai ragione, l'aveva parzialmente anticipata a maggio, disse io se mi chiamano ci sono. Sì, sì. Settembre invece ha dichiarato pubblicamente io mi candido. Settimana successiva la capogruppo di Patto Civico ha detto a questo punto Patto Civico non esiste più, mi faccio da parte. Ci sono state già le prime schermaglie, Lucia Vitali ha dato l'endorsement al candidato Fabio Buschi e oggi è giusto, per correttezza, che io senta te, anche se comunque dovevi venire a prescindere. In tutta questa vicenda quello che mi manca è la tua deposizione, perché tu in questi mesi non hai mai fatto nessuna dichiarazione. E a questo punto, dato che sai che sono curioso, io vorrei capire qual è la posizione di Fratelli d'Italia, perché ha parlato, credo, Corrado Belloni, esponente della Lega, correggimi se sbaglio, parla Lucia Vitali, capogruppo di Patto Civico, però io sono obbligato a sentire la capa del partito più rappresentato di San Giustino, che è Fratelli d'Italia. Si può partire da questa analisi, cioè Fratelli d'Italia in tutto ciò che pensa? Allora, intanto a livello comunale io ho sempre praticamente espresso la mancanza di velleità a livello personale da tanti anni, perché chiaramente mi sono tirata indietro diverse volte, perché a me poi onestamente fare la prima donna non interessa, e penso che la politica sia di fatto una passione, e che in questo periodo praticamente a me comunque mi gratifica perché per la prima volta dopo tanti anni appunto abbiamo la mia rappresentante al governo. Sono circa un anno che c'è Giorgia Meloni come premier e oggi tra l'altro è stata praticamente comunicata anche nei dettagli questa manovra che di fatto è epocale. Quindi credo che questo è un governo che sta lavorando sodo, c'è molto da fare, ma la concretezza, la determinazione e l'impegno che stanno dimostrando e come siamo posti soprattutto a livello internazionale ci fanno sperare, anche perché praticamente la recessione gufata dalle varie opposizioni, quelle che ancora praticamente parlano, è stata completamente scongiurata dai fatti e dai numeri, e le prospettive di questa manovra sono molto rosee, perché intanto per la prima volta verrà ridotto il cuneo fiscale, poi ci saranno per quanto riguarda i sostegni, per quanto riguarda le pensioni, sostegni alla maternità, perché chiaramente uno dei problemi della nostra società è la denatalità,
Poi ci sono praticamente vari appunto incentivi e una riduzione questa riduzione del cuneo fiscale poi comunque sia è alla base, perché tanto purtroppo era nell'ottica di tanti governi, ma nessuno l'ha mai posta in essere a livello concreto. E poi ci sono appunto tanti aspetti che saranno chiaramente snocciolati, comunicati e resi noti nei prossimi giorni. Però, ripeto, sono soddisfatta perché chiaramente c'è molto da fare ancora, però dopo un anno i risultati cominciano a vedersi, con tutte le problematiche a livello internazionale che chiaramente coinvolgono il nostro paese in maniera molto, ma molto pesante, molto difficile. Allora, a livello locale diciamo che appunto il mio è il primo partito, lo dico con grande orgoglio, perché chiaramente abbiamo preso anche i voti della sinistra. Quindi mi auguro che alle prossime consultazioni appunto comunali ci sia praticamente un indirizzo, una direzione che comunque sia non divida le elezioni amministrative da quelle politiche, come è sempre successo appunto negli ultimi anni. Perché di fatto, perché comunque sia il centrodestra anche a livello locale è sempre stato rappresentato da persone serie, da persone coerenti e da persone che comunque si sono impegnate senza nessun tornaconto. E io sono tra quelle, ecco, lo dico molto francamente, perché Corrado Belloni ha avuto questa iniziativa di manifestare la sua volontà di candidarsi a sindaco, ma non nascondiamoci dietro un dito, perché è una volontà che lui aveva già da tantissimi anni, quindi ecco, ogni mandato poi si rinnovava poi per una serie di problemi. E così come all'ultime elezioni non è stato candidato, devo dire che anche lì posso aver avuto anche delle responsabilità, però in effetti non ero la sola, perché ecco, le questioni sono molto più complicate di come possono sembrare in maniera appunto apparente. E diciamo che praticamente quindi lui ha manifestato una volontà che non ha mai nascosto, ecco. L'ha manifestata magari in maniera un po' leggera, perché avrebbe dovuto consultarsi prima con i componenti del gruppo e poi praticamente manifestarla pubblicamente. Queste sono modalità che io non condivido, però d'altra parte devo anche confermare che era una volontà che conoscevo, ecco, diciamo. Successivamente però devo dire che l'iniziativa di Corrado Belloni non ha posto veti agli altri componenti appunto del gruppo, anche perché ancora comunque sia diciamo che c'è abbastanza tempo, essendo abituati ad organizzarci proprio in prossimità delle elezioni come sempre è stato fatto, cioè lui ha manifestato questa volontà con largo anticipo e così avrebbe potuto costruire praticamente un gruppo e avere tutto il tempo per poter consolidare appunto certe, ma ancora cioè praticamente questa iniziativa è in itinere chiaramente. Dall'altra parte c'è stata Lucia Vitali, che è praticamente venuta qua diverse volte. Tra l'altro sono rimasta un pochino basita dai commenti, dai giudizi nei confronti dei partiti di centrodestra che l'hanno rappresentata, che l'hanno comunque sia, che l'hanno sostenuta. Perché chiaramente a livello locale è proprio vero che di politica se ne fa poca. A livello locale noi solleviamo quelle che sono le istanze e le problematiche della nostra società, del nostro territorio, quindi non è che facciamo i populisti o i sovranisti, lo facciamo magari quando ci viene consentito, ma poi essendo chiaramente in opposizione, ecco, noi sollecitiamo tutte quelle iniziative che chiaramente l'amministrazione magari ha trascurato, sollecitiamo il fare in determinate appunto direzioni che prescindono proprio dall'ideologia, e pur non nascondendo quella che comunque è la nostra appartenenza politica. Mi fai una curiosità? Sì.
Però ecco, questo non l'ho apprezzato, il giudizio sui partiti che l'hanno sostenuta, non l'ho apprezzato perché non era opportuno, anche perché lei ancora formalmente è nostra capogruppo, quindi prima di tutto, prima di venire qui, no, cioè lei può essere libera di fare tutte le scelte che vuole, chiaramente per il futuro eccetera, però prima di tutto avrebbe dovuto dimettersi da nostra capogruppo. No, per una questione di coerenza, non venire qua in trasmissione, criticare ideologie di determinati partiti, sostenere che lei è moderata, una connotazione caratteriale diversa. Allora, ognuno ha la propria personalità. Anch'io posso pensare che una persona comunque sia, cioè posso anche non condividere degli encomi leziosi. Parliamoci chiari, posso anche non condividere, perché certe volte mi sono trovata in effetti ad assistere a degli encomi un po' troppo leziosi. Ecco, d'altra parte lei può non condividere la mia aggressività, ma d'altra parte c'è anche da dire che in un gruppo ognuno ha la propria anima e la propria personalità, e io non mi sono mai permessa di criticare la personalità degli altri sostenendo no, questa è troppo leziosa, quell'altro è troppo aggressivo, no, perché ognuno, noi bisogna rispettare chiaramente le personalità di ognuno e anche le modalità di affrontare determinate questioni a livello politico di ognuno, purché naturalmente si viaggia tutti nella stessa direzione, perché l'obiettivo qual era? Quello di fare opposizione su delle tematiche che per noi comunque risultavano appunto importanti e che comunque, a prescindere dalla personalità, dall'approccio, dalla natura e dal carattere, perché anche all'interno di una famiglia ci sono chiaramente varie personalità, così come in un gruppo che si è ritrovato a fare politica per un determinato appunto periodo nella stessa direzione, possono esserci delle personalità divergenti. Ma su questo io non mi sono mai permessa di criticare nessuno. Ecco. Posso farti una domanda? Ecco. Allora, tu hai sempre, in questi 5 anni, tenuto un profilo, almeno a livello di interviste, molto basso, nel senso che, mi spiego meglio, non sei mai entrata nelle dinamiche di Patto Civico. Hai fatto le tue interrogazioni, hai fatto le tue battaglie, le hai fatte all'interno del parlamentino, anche battaglie accese, perché tu portavi... Ora però io quello che non riesco davvero proprio a capire è per quale motivo, perché io faccio il mio di mestiere, per quale motivo Corrado, tu lo hai già detto, sceglie di farlo qui, di candidarsi, per quale motivo Lucia la settimana successiva chiede a me di replicare e di far capire che il progetto è finito. Finisco e poi continuo. Io credo che questa non sia la sede atta a certe dichiarazioni. Queste dichiarazioni, a parer mio, andrebbero fatte all'interno di un'assemblea del gruppo vostro. Quando io dico che ci conosciamo da una vita, inizio ad essere in difficoltà, è perché tutti i partiti politici di San Giustino vengono qua a fare determinate dichiarazioni. Si sentono a casa, quindi, evidentemente. No, Luciana, tu hai ragione. Però io, la mia troppa disponibilità a questo punto cessa in questo. Da oggi voi sapete che avrete 50 minuti per una volta in mese per parlare di programma. Sì. Perché poi alla fine, e sai che questo non è nel mio DNA, a me di fare audience non interessa. Mm-hmm. E per questo che vi dico, e l'ho detto anche agli amici del PD, le cose le dovete chiarire tra di voi, poi tu vieni alla fine e sei forse l'unica persona che davvero ha visto tutto sto bailam
da persona esterna. No, io mi sono ritrovata che ho dovuto che tu sei anche la capa del partito più importante di San Giustino con oltre il 30% dei voti. Quindi io, come ho detto a Corrado, come ho detto a Lucia, le colpe le divido in maniera equa. Avete sbagliato tutti, perché tu, che eri il riferimento del 30% degli elettori, a sto punto ti dovevi accorgere di quello che succedeva in casa tua. L'ho detto al PD, l'ho detto a San Giustino Partecipa e ora lo dico anche a te. Puoi continuare, però questa me la devi far dire. Sì, no, allora, chiaramente ognuno ha il suo stile, anche chi pensa di averlo evidentemente ci ha avuto una caduta di stile, ecco, in questi comportamenti. Ma non è soltanto uno stile personale, che fa parte appunto della persona, è anche uno stile istituzionale che è mancato, perché praticamente certe comunicazioni da capogruppo cioè, dovevano essere chiaramente non espresse, se non altro perché prima ci sono dei passaggi proprio a livello istituzionale. Forse Lucia su certe cose è molto inesperta, avrebbe dovuto dimettersi da capogruppo, poi formare un gruppo per conto suo, insomma, chiaramente so che lei si era informata nelle modalità di poter appunto praticamente distaccarsi, perlomeno mi corsa voce che lei si era informata, poi dopo non lo so se concretamente lo ha fatto oppure erano solo voci. Io fino adesso non sono mai intervenuta. Ma chiaramente questo è stato veramente una caduta di stile sia a livello istituzionale che a livello personale. Questo consente, ma perché non voglio scendere nel personale, perché non mi piace. Hai ragione, però tu non l'ho mai fatto. Tu da riferimento del partito più importante di San Giustino, comunque sì, credo per la tanta sì, esperienza che hai. No, ma anche per rispetto del nostro elettorato, perché sì, comunque però sia tu magari, lei a capogruppo di un elettorato. Non ti sei accorta di nulla in tutti questi anni. No, come no? Ma dunque, allora, diciamo questo, che mi sono accorta di quello che poteva esserci in qualsiasi gruppo, perché praticamente ognuno aveva il proprio approccio, la propria natura, la propria personalità, ripeto, appunto, ma questo fa parte, cioè è normale, ci mancherebbe, forse Lucia avrebbe preteso che noi, che abbiamo molti più anni di esperienza di lei e anche personalmente in più anni a livello anagrafico, purtroppo ci fossimo un pochino ecco sottoposti a lei, perché era capogruppo. Non so che idea sarà fatta del capogruppo, perché ripeto, io nonostante nel 2009 per poco vincevo le elezioni contro Buschi, ho fatto il vice capogruppo, perché comunque sia avrei dovuto prima di tutto imparare, e il capogruppo era Pierluigi Leonardi, perché bisogna avere anche l'umiltà nella vita, l'umiltà di sapere che chiaramente la politica è fatta di sfumature, è fatta appunto di insegnamenti, e in effetti forse tutta questa esperienza lei avrebbe dovuto acquisirla magari facendo anche un passo indietro, perché non è che il candidato a sindaco ti dà automaticamente diritto a fare il capogruppo. Noi gliel'abbiamo permesso, ma come tale lo doveva rispettare noi, perché chiaramente prima di fare certe dichiarazioni doveva dimettersi da capogruppo. Io ripeto, non perché io ero meglio o peggio, assolutamente, però ero candidata a sindaco, per poco vinco le elezioni, perché il risultato comunque mio del centrodestra è stato storico e chiaramente molto superiore rispetto a quello della Vitali, perché proprio se vogliamo dirlo, ecco. Cioè, nonostante ho fatto il vice capogruppo, perché avevo compreso la necessità di dover anche acquisire esperienza dal punto di vista istituzionale. In effetti questa esperienza dal punto di vista istituzionale la Lucia non l'ha acquisita totalmente, perché sennò non avrebbe fatto una caduta di stile di questo tipo. Ecco. Ciò detto, ognuno è libero di fare chiaramente le scelte che vuole, di seguire il candidato che vuole, però ecco, questo è un appunto che mi sento di fare, ma perché credo che sia chiaramente normale. Senti, tornando indietro, sì, no? Cerchiamo anche di parlare di questioni concrete. Certo. Allora, di fatto c'è che il piano regolatore... Allora, per il piano regolatore... Poi sì, dopo continuerà. Sì.
Piano regolatore a questo punto non credo che sarà neanche discusso. No. La macchina comunale, a quanto ho capito, mi stanno dicendo che è un po' sottostimata, io non ho... Ci sono soprattutto degli uffici che soffrono molto, ad esempio l'edilizia, perché... Però io te ne dico un'altra, perché l'ho detta anche a Lucia, l'ho detta a tutte le persone che sono... Sì. Ci sono problemi con le associazioni che non hanno spazi. Ma questo è già un problema, non è nuovo, insomma, però, un problema, però nei programmi sì, c'è scritto, ragazzi. Cioè. Sì, 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 sì. Ma nei programmi loro. No, ma io parlo con te, certo. Io parlo con loro. Cioè, non è che sì, sai, sì. Li conosci, io non le mando. No, ma certo. Ci sono problemi che riguardano i giovani, certo. Che non hanno spazi. Tu lo hai sempre detto, non si possono fare i giovani di serie A e di serie B. Ci sono giovani che non possono fare sport perché i genitori non possono pagare le quote delle varie associazioni sportive, che non hanno lo smartphone perché i suoi genitori non se lo possono permettere. Più volte io ho detto proviamo a trovare un luogo magari dove... D'aggregazione. Va bene, ok. La vedi da te, la viabilità, lo stato di manutenzione delle strade, quello che praticamente... c'è ancora in cantiere, vogliamo parlare anche di questo? Sì. Perché poi alla fine io dico e vi chiudo, io avrei preferito, se io fossi stato sindaco, io avrei preferito un'opposizione cattiva perché mi stimolava a reagire. Voi probabilmente... Beh no, guarda, io più di così potevo fare. Anche perché allora, veramente, cioè, se tu riguardi gli streaming dei vari consigli comunali... Sì, ma io li guardo per deformazione professionale. Però certo, ma la gente non lo sa. No, allora, innanzitutto dunque, per quanto riguarda il piano regolatore, diciamo, è scaduto da circa 12 o 13 anni. Quindi è scaduto praticamente con... è scaduto, poi dopo chiaramente dopo la scadenza c'è un iter fisiologico che può rimanere in essere. Però diciamo che sono cambiati tutti i parametri anche a livello di urbanizzazione rispetto praticamente al piano regolatore che era stato fatto. Innanzitutto voglio precisare una cosa, che lo sviluppo dell'edilizia non è legato solo al piano regolatore, perché ormai grosse lottizzazioni non ci sono, la situazione appunto è differente rispetto a prima, c'era l'esigenza di ampliamenti, anche da parte appunto a livello industriale, eccetera. Ora diciamo che queste esigenze purtroppo per fortuna non ci sono più. Ci sono esigenze appunto diverse, quindi chiaramente siccome l'edilizia appunto varia, si adegua alle esigenze chiaramente della popolazione, chiaramente correlate anche a quelle di natura economica, diciamo che c'è questa necessità di improntarlo secondo appunto le esigenze attuali appunto sia a livello locale sia chiaramente a livello economico, perché appunto di grosse lottizzazioni non si può parlare. Ora c'è anche il discorso del PNRR che comunque sta andando bene e quindi diciamo che questi due mandati del sindaco Frattini hanno sprecato tempo senza concentrarsi su quello che doveva rappresentare comunque uno degli obiettivi principali, cioè appunto la realizzazione del piano regolatore. Sono stati fatti come prese in giro. Due o tre dibattiti su iniziativa della maggioranza, la commissione a cui io faccio parte, e come tutte le cose sono praticamente poi vanificate, perché per tanti motivi, insomma, anche a livello chiaramente economico. Certo. Comunque non è che col piano regolatore, cioè che lo sviluppo dell'edilizia è legato solo ed esclusivamente al piano regolatore, perché no, sono cambiati i propri tempi. Ascolta, ti dico quali sono secondo poi me. La macchina comunale, no? Allora, la macchina comunale, allora ci sono degli uffici che soffrono in una maniera particolare. Diciamo che i lavori pubblici mi sembra che comunque a livello di personale sia abbastanza fornito, diciamo. L'edilizia, nonostante che ci sia questa... che c'è appunto questo ingegnere che è molto bravo, molto professionale, una persona anche veloce, però adesso c'è una maternità
E poi chiaramente con tra PNRR, tra bonus 110, tra tutta la burocrazia che gonta, come diciamo da noi, a livello appunto amministrativo per qualsiasi appunto iniziativa di natura edilizia, quello è un ufficio dove in effetti è obiettivamente carente di personale. Quindi lì bisognerebbe appunto trovare appunto delle soluzioni per individuare delle personalità che possano comunque sia alleggerire, perché chiaramente se il lavoro appunto rimane fermo, che comunque non rimane, perché diciamo che l'organico presente è efficiente, soprattutto è coordinato dall'ingegnere Peverini, che è una persona che è un professionista disponibile, valido e diciamo veloce, però non è che questi possono crepare, ecco, chiaramente. Quindi c'è proprio l'oggettiva necessità. Poi ci sono altri uffici che non funzionano. Praticamente c'è l'anagrafe, che ancora chiaramente c'è questa apertura al pubblico che è parziale. E lì mi sembra che comunque il personale appunto ci sia. Questi sono magari gli uffici più a impatto con l'utenza. Perché diciamo che ci sono degli uffici che non hanno la necessità di un impatto quotidiano con l'utenza, ci sono altri che invece tra tecnici, tra amministrativi e tutto il resto richiedono comunque sia una collaborazione, un'efficienza tale da poter appunto sviluppare un collegamento molto migliore. La macchina comunale, così com'è, chiaramente è molto penalizzata, perché tutte quelle promesse che sono state fatte in ambito elettorale non sono state assolutamente mantenute. Quindi diciamo che è una delle prerogative più importanti da poter appunto portare a termine e da poter in un certo senso rivoluzionare, pur mantenendo comunque un contatto con l'utenza, perché non dimentichiamo che noi abbiamo anche un'utenza fatta di gente di media età anziana, che hanno la necessità del contatto, perché non può essere tutto e solo automatizzato, a parte che non abbiamo neppure un centralinista che smista le telefonate, quindi ci sono delle necessità e delle priorità che comunque sia vanno risolte. Poi una curiosità, sì. Te la dico perché io non dimentico, lo dico sinceramente, non farei neanche sotto tortura né il sindaco né l'amministratore del prossimo consiglio comunale. Mi spiego meglio. Allora, a prescindere da chi vince, no? Piano regolatore e macchina comunale, io credo che siano i due obiettivi talmente tanto imponenti che non so neanche chi potrebbe davvero riuscire a portarli avanti. Ora, te lo chiedo candidamente, ma almeno sul piano regolatore, in questi mesi che mancano, non c'è la possibilità di iniziare a ragionare? Ma io a questo punto... No, io ti parlo... Non abbiamo neppure iniziato a ragionare, perché sono state fatte due o tre assemblee del tutto proprio talmente superficiali che è inutile praticamente improntarci in quella direzione, talmente superficiali che sono state talmente risibili che veramente, ecco, è stata una perdita di tempo soltanto parteciparvi, perché diciamo che il problema non è stato affrontato neppure in superficie. Quindi tu mi dici che praticamente... No, è rimasto completamente... No, io ti faccio la domanda. Sì. Posso io, anche se tra un po'... potrei anche andare stabilmente dall'altra parte della valle, farti una domanda, che è la domanda che mi fanno tutti gli imprenditori. Allora, quanto tempo ci vuole per redigere un piano regolatore? Dipende da come lavorano gli uffici. Adesso, a spanne, dipende, dai. No, a spanne non... No, più o meno di 3 anni?
Ma in teoria in 3 anni, voglio dire, si può fare, cioè, certo. Quindi cioè, sbaglio. Soltanto che chiaramente per questo che dico. No, dico sbaglio. Deve essere anche un organico in grado di poter. Ecco, e sono tutto correlato. È la seconda domanda. Ci deve essere anche l'organico, ci deve essere anche l'organico. Ti faccio la seconda domanda, perché tu mi parli di macchina comunale. Cioè siete venuti tutti qui parlando di macchina comunale. Ora, se non mettete mano alla macchina comunale attraverso, cioè, dovete indire dei concorsi, sbaglio? Vabbè, ci sono varie forme di reperimento personale, tante però, mobilità, cioè, ci sono varie forme. Ecco. Mi consenti 10 sì. mesi per completare l'organico attraverso una selezione? Beh, insomma, se uno lavora come si dovrebbe lavorare, 10 mesi... Ce la fai in 10 mesi? In 10 mesi, a parte tutto l'iter per gli... Allora, perché chiaramente ci sono varie modalità di reperimento, non c'è soltanto il concorso, capito? Ci sono anche altre modalità. Quindi bisognerebbe individuare le modalità più celeri e più e quelle magari anche che chiedono un iter burocratico più. Tu hai una partita IVA, no? Sì. Quindi sai che alla fine del mese, se fai, guadagni. Se voglio mangiare devo lavorare. Oh, allora io ti faccio un'altra domanda. Metti anche 12 mesi, no? Per cercare di completare. Beh, per... ci sono i tempi tecnici proprio per indire i concorsi, comunque ripeto. Ma almeno però sui tecnici del piano regolatore dovrete intervenire prima. Ma no? Certo, certo. Allora, mettiamo... Ma se lo facessero adesso. Ma mettiamo 12 mesi per trovare un paio di persone, 3, che riescono ad integrare l'ufficio urbanistica. Correggimi se sbaglio, eh. E quella è la priorità, perché se a quanto capito, se non c'è praticamente personale, non c'è possibilità di fare il piano regolatore, perché in questo momento, correggimi sempre se sbaglio, gli uffici non reggono il carico di lavoro, sì o no? No, non reggono, attualmente non reggono il carico di lavoro attuale, figuriamoci se vengono allora, creati. Allora ragione io, quindi ecco, tu mi dici come... Ripeto, riescono comunque... a smaltirlo e anche in tempi non potrebbero tanto fare un piano regolatore con questo tipo di quantità di personale? No, con questa no, perché c'è adesso c'è una anche in maternità. No. Cioè, bene, quindi 10 mesi per cercare di integrare, sì. No? Ne passeranno un altro paio o tre per... Ma quello forse l'ufficio che chiaramente c'ha il carico forse maggiore. Io ti sto parlando anche perché piano... c'hanno anche l'ambiente. Beh, io ti sto parlando di piano regolatore perché serve fare il piano regolatore. Sì. Allora, mettiamo 10 mesi. Un paio di mesi dovranno star qui per capire, perché giustamente nessuno, tu mi insegni, nasce imparato. E siamo già un anno. Se tu mi dici, e ti credo perché sei una professionista affermata e molto seria, che minimo ci vogliono 3 anni. Per imbastire un piano regolatore è un anno per adottarlo, ne passano altri 5. Allora tu mi devi dire se sto comune si può permettere. Fatto. Te mi devi dire se sto comune o gli imprenditori di questo comune si possono permettere 10 anni per aspettare il nuovo piano regolatore. Poi bisogna anche dire una cosa, che quello precedente era già inadeguato all'epoca. Mi rispondi? Sì, certo, non si può, non è stato, è stata veramente un'iniziativa... Posso da imprenditore avere il diritto di dire più o meno quando potremo avere una idea di quando ci sarà sto piano regolatorio oppure non si no, può? No, no, bisogna solo augurarci di avere vita lunga perché in effetti... Ecco, cioè, io sono in pensione, te lo dico ufficialmente. Sì, sì, ma infatti. Ora io vorrei capire. Vorrei capire anche, sì, anch'io come fanno. No, io vorrei capire quando è scaduto il piano regolatorio. È scaduto dunque, sarà scaduto 12 anni fa? 12, sì. 12-13 anni fa. Cioè era già scaduto credo con l'amministrazione Buschi, però c'è quella tolleranza di 2-3 anni. 10 anni? No, più di 10 anni che è scaduto. 12 anni? Sì, 12-13 anni. È normale stare secco? Allora, se tutto va bene... Se comunque dico la verità, era un piano regolatore pieno di, no, questo a me di difetti. Non interessa, sì. E a me personalmente non interessa, io dico. No, non è normale. Allora, non è normale però, soprattutto per un'amministrazione che si autoproclama, autoelogia
praticamente e pensa anche di aver appunto fatto tutto e fatto bene. Questi sono tutto, problemi, ecco, che io vorrò affrontare, sì, con chi, però no, io no, dico, non però, è normale. A un certo punto. Non è normale, anche se chiaramente, lo ripeto, non è che lo sviluppo dell'edilizia è legato solo al piano regolatore, perché per fortuna ci sono state altre situazioni, Luciana, che hanno comunque dico, sia... Io dico che tu, ogni volta che sei venuta, e te ne do atto, hai sempre parlato a quel 40% delle persone che non vanno più a votare. Sì. Hai capito per quale motivo quel 40% delle persone non vanno più a votare? I motivi sono tanti. Uno dei motivi è anche questo. Perché ora tu vedrai che io tirerò fuori dal mio cassettino magico un documento, lo spolvero, parleremo di quello che parlavamo 30 anni fa, e 78, sfondamento della ferrovia. Non ci crede più nessuno. Quindi beh, ora... comunque, intanto nel 78 diciamo che dei passi avanti cioè, sono stati fatti, e non poco, tu a livello regionale, a livello regionale, perché sì, vabbè, adesso... Tu sei più giovane di me. Più giovane. Sei più giovane. Ormai. Qualche anno più giovane di me. Eravamo giovani. Ti ricordi che eravamo giovani? Sì, certo. Ti ricordi? E prendevamo il trenino della MUA per andare all'università. Ti ricordi che si parlava di 78? No, ti ricordi che in 60 anni di amministrazione di centrosinistra noi, cioè, sono riusciti a toglierci anche il treno, perché il pullman è praticamente inesistente. Hai capito che parliamo, questi sono i problemi. Questi sono i problemi basilari, perché io ripeto, siccome sto a contatto con la realtà quotidiana, come credo tutti, però se noi non se all'interno di una famiglia magari succede, ti ritirano la patente, non c'hai i soldi per comprarti la macchina, ti succede un incidente, sei messo da cani, perché non ci sono mezzi pubblici per poter andare neppure al lavoro. Questi sono problemi reali che ci sono da 60 anni, ecco. E non è che la situazione sia migliorata nel frattempo, anzi diciamo che è molto peggiorata, perché nel frattempo San Giustino, che sia l'unico comune dell'Umbria che ha perso il collegamento ferroviario. Adesso c'è la prospettiva che nel 2024 c'è il collegamento fino a Città di Castello, è incrementato con... chiaramente non con quei treni minuetti che sono stati inaugurati e spesi soldi, fior fiori di milioni, poi rimasti lì in esposizione ed ora inutilizzabili, ma con delle rotaie appunto molto differenti, molto aggiornate, e anche dei treni appunto chiaramente con una velocità perlomeno molto più elevata. Quindi però San Giustino, il collegamento, ho sentito che fino al 2026 non ci sarà questa prospettiva. Senti, ci avvicina alla conclusione e vorrei cercare di capire questo. Cioè sono rimasta un po' sul discorso della SOGEPU e della... Ah, ti volevo chiedere questo. Allora, io sono inizio. Allora, Tommy mi chiama boomer e ho capito che vuol dire che sono anziano. Anch'io qui. Tua figlia è generazione X o Z? C'ha 21 anni. X allora. X. Anche te, sei boomer. Beh, voglio dire, almeno non sarei ridicola come queste che non vogliono invecchiare, giustamente. No, sorrido perché io sono. Torna un giorno e ho detto ciao boomer. Bisogna prendere coscienza. Ciao boomer. Certo. Che termine è? E mi sorrido. Ascolta, no, ti dico questo perché sono anziano probabilmente io, però questo tu me lo devi adesso. Anziano, no? No, va bene, dai, a livello così ormai simpatico. Comunque l'età, o muori subito o non muori. Siamo grandi. Quindi... ecco. Mi toglie una curiosità, sì, perché ho paura. Allora, io ho controllato anche ieri, io però. Su questo discorso di SOGEPU io non ho trovato comunicati stampa. Allora, tu mi devi spiegare. Allora, l'ultimo consiglio comunale, ho chiesto alla mia capogruppo, che comunque fa parte della commissione bilancio, di avere delle spiegazioni, e lei sosteneva che era stata ceduta le azioni
del nostro comune. In realtà assolutamente no, perché intanto qualsiasi forma di cessione doveva essere formalizzata in un atto, cosa che cioè io sono andata a vedere anche nel sito della trasparenza, non c'è assolutamente niente, poi comunque l'avremmo saputo, ecco. Allora, purtroppo no, purtroppo perché la situazione di Sogepu è talmente critica che c'è un'esposizione debitoria elevatissima di circa 22 milioni di euro, ecco, a bilancio, di cui, l'hai visto 7 milioni nei confronti dei fornitori e il resto nei confronti delle banche. Ora, posso comprendere praticamente che chiaramente le banche a seguito degli investimenti di automazione eccetera, però la situazione di Sogepu non è certamente così florida come ci veniva presentata anche dalla nostra amministrazione, che comunque adesso ne parla più nessuno della vecchia governance, adesso improvvisamente non ne parla più nessuno. Io sono contenta che chiaramente sono subentrati questi nuovi amministratori, tra l'altro insomma un mio collega che ecco stimo eccetera, e quindi sono molto contenta, ma chiaramente avranno preso anche delle decisioni abbastanza drastiche, perché il livello delle consulenze era talmente elevato che forse erano talmente elevate le consulenze distribuite mediante appunto incarichi che venivano affidati molto proprio da parte dell'amministratore, senza nessuna, io credo, non so con quali criteri potevano essere individuati questi consulenti, tra l'altro con consulenze diciamo molto costose a carico appunto della Sogepu, di cui il nostro comune risulta ancora essere socio. Però ti spiego. Allora, risulta ancora essere socio, però adesso praticamente, siccome è emersa questa situazione così, questa esposizione così elevata dal punto di vista debitorio, ti dico che adesso non ne parlano più. In realtà, praticamente, non siamo più nel procedimento in house. E nell'ambito del bilancio consolidato il meccanismo è un meccanismo abbastanza complesso, quindi per quanto riguarda Sogepu non abbiamo appunto votato proprio per questo. Ma non è che siamo usciti da Sogepu, purtroppo ci siamo, e con Italia dobbiamo anche metterci in testa di dover purtroppo sostenere quello che ci hanno lasciato. E a questo punto però mi corre d'obbligo anche una battuta: con tutte queste consulenze forse l'unica consulenza adatta ad oggi per Sogepu sarebbe quella in effetti di ripianare appunto i debiti, perché ecco, anziché spendere per le consulenze e per le sagre, sarebbe stato molto meglio pagare i fornitori e non lasciare quel deserto, ecco. Perché io dico le cose come stanno. Sorrido, è dietro uscita una trasmissione che non è in primo piano, ma è in linea bianco nera, e mi dice che ho sforato di 5 minuti. Va bene, no, e quindi io mi domando, lo dico per chi ci vede, come il sindaco Boschi poteva essere così contento di rimanere dentro Sogepu, ecco, con questa situazione, forse non era aggiornato. Per quanto riguarda AIMET, invece, AIMET c'è stata la vendita nel 2014 da parte dell'amministrazione Fatina. Ripeto, noi avevamo tanto ci eravamo opposti, poi avevamo anche proposto di destinarli per determinate situazioni, però non ci hanno comunque chiaramente ascoltato come sempre, ecco, però risale al 2014. Nel frattempo però ci abbiamo comunque molti service, che di fatto è invece una partecipata che ad oggi c'ha degli utili e sta andando bene, e non è poco. Posso, perché non è poco, con una ultima domanda? Ripeto, è linea bianco-nera perché abbiamo sforato di 5 minuti, me lo consentirà, mia amica. Hai parlato più tu che io, forse magari... Non la colpa è la mia. No, mi piace interagire. Sì. Senti, che ti lasciano questi 5 anni? E sono sempre 5 anni che comunque si arricchiscono, come tutte le esperienze della vita, chiaramente, anche quelle che magari si concludono non nella maniera auspicata, soprattutto dal punto di vista personale. Però siccome alla fine sono un ottimista, nonostante le batoste che ho vissuto sia a livello personale che appunto
che la vita mi ha posto, come a tutti chiaramente, però continuo ad essere un ottimista, quindi io non vedo mai il bicchiere totalmente vuoto, lo vedo sempre appunto. Hai ancora un rimpianto? Un rimpianto, cioè, dal punto di vista politico, diciamo che io dal punto di vista personale do sempre molta fiducia agli altri. Questa è una mia prerogativa e chiaramente fa parte del mio carattere, che ancora alla mia età non ho capito che invece, ecco. E con Lucia avevo dato una certa fiducia. E purtroppo, ecco, dal punto di vista personale devo dire che questa un po' mi è dispiaciuta. Sì, quello è il mio rimpianto, perché comunque sia pensavo ci fosse più un dialogo un pochino più franco. Sai che l'ultima domanda da vipera la faccio sempre? Sì. Ti candida alle regionali? No, non è, adesso assolutamente non è. Le regionali, tra l'altro, saranno nel 2025. Il tuo lavoro non te lo permette? No, adesso cioè, guarda, c'ho tanti progetti di vita diversi che probabilmente non sarei neanche in grado di rispondere. Comunque, non escludo niente, vediamo. Però alle comunali, cioè, le comunali ci pensi di star adesso vediamo, perché chiaramente non c'ho questa smania di fare la prima donna, non ce l'ho mai avuta, quindi se ci sarà necessità del mio contributo. Perché ti vedo stanca e delusa per la prima volta? No, stanca nel senso che, allora, io sono a disposizione, chiaramente, per carità, però non è che vado a cercare per forza, capito, ecco, di impormi, anzi sono convinta che potrebbero esserci diverse persone che chiaramente potrebbero contribuire in maniera propositiva e ben venga. Poi però l'esperienza è fondamentale, perché appunto, ripeto, se no magari ci vuole esperienza, ma deve rimanere sempre comunque l'umiltà. L'umiltà, perché alla fine, voglio dire, per fare politica tanto si sbaglia sempre, si sbaglia comunque, sia nella maggioranza che nell'opposizione. Ma l'arroganza, la presunzione, sostenere che le competenze sono soltanto in mano a determinate persone. In realtà poi abbiamo visto che i futuri candidati saranno tutte persone che comunque hanno già amministrato, quindi sanno tutti che gli errori si fanno tutti. Tu sai anche se sarai candidato, allora a sto punto... Io non ho capito se sarà il mio omonimo oppure no, ecco, quindi non... Ah no, perché PD. Non lo sai neanche te? No, non lo so, mi è arrivata voce, perché ho visto che comunque adesso viene accompagnato in qualsiasi consesso, anche a teatro, a Città di Castello viene accompagnato dai rappresentanti politici. Avremo modo di saperlo presto. Ma tra l'altro, per carità, non è una persona, dal punto di vista personale non è nulla da dire, l'ho conosciuto perché è stato comunque vice sindaco dell'amministrazione Fattini, quindi però poi c'è, chiaramente loro non lo dice, l'avranno capito tanto, no? Non possiamo fare il nome né il cognome, ma l'avranno capito, dai. Bene, Luciana, è stato un piacere. Grazie, piacere mio. Io mi auguro di riaverti e di rivederti, perché abbiamo passato quanti? 20 anni? Tanti, madonna, 20 anni. No, è dal 2009, quindi 19. Ma calcoli, tre consigliature? No, vabbè, sono 14 anni, via. 15 anni di intervista. 15 anni, sì, 15 anni di intervista. Grazie Michele, buona serata. Ciao, grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Torniamo lunedì prossimo, buon proseguimento di serata.